Ciao a tutti ragazzi, sono Sceva97, come sempre, ecco, nuovi episodi della nostra nuova serie, i nostri consigli, i consigli di Sceva7, in collaborazione con questa pagina, il consigliere di FIFA, di cui vi lascio il link in descrizione, andate a cercarla, è una grandissima pagina, offre tanti consigli per il mercato ogni giorno, potete chiedere a loro, confrontarvi, eccetera. Ma bando alle ciance, passiamo al nostro consiglio di oggi, è a Mattia Destro, che adesso vi lo faccio vedere con gli aggiornamenti invernali, è un 76, può giocare come AT, ATT, AT, AD e AS, quindi ricopre tutti i ruoli dell'attacco, ha un buon tiro, un grande stacco di testa, un controllo di palla eccezionale, anche come velocità non è buono, nei dribbling anche, e arriva un 84 con gli aggiornamenti, mentre io che ho senza gli aggiornamenti da 78 arriva all'88, quindi con gli aggiornamenti è calato un po', diciamo. Però è comunque un gran bomber e lo si può acquistare bene. Adesso ve lo faccio vedere sul gioco. Sul gioco è in prestito alla Roma dal Genoa, quindi o prendete la Roma o prendete il Genoa per averlo all'inizio, se no non potete prenderlo all'inizio. Io qua ho preso la Roma, se no potete prenderlo al secondo anno ed è un grande acquisto. Ve lo faccio vedere in azione, ha, come dicevo, un buon controllo palla, anche una buona forza fisica, quindi riesce a trattenere il pallone. Osvaldo, guarda qua come si gira benissimo, destro, e poi prosegue. Comunque adesso vi faccio vedere un paio di azioni veramente formidabili, guardate le conclusioni da fuori, c'entra quasi sempre lo specchio, comunque ha un tiro da fuori eccellente, anche la corsa riesce a farsi trovare sempre nel posto giusto, nel momento giusto. Qua grande parata del portiere Allan, dell'Udinese, ancora qua Pjanic per Mattia Destro che si gira e si invola verso la rete, gol. È veramente un gran bomber, segna tantissimi gol, può diventare capocannoniere della stagione, guardate qua come si è girato alla perfezione e ha infilato il portiere. Sempre Mattia Destro, ancora da fuori, il portiere riesce a mettere una pezza e salvare ancora una volta. Mattia Destro è sempre lui da fuori, veramente pericolosissimo, appena avete palla con lui da fuori area tirate, spesso e volentieri è il migliore in campo. Io a lui do un 7,5, come ad Adrian, perché comunque è un buon giocatore. 7,5 secondo la mia scala è una grande valutazione, i 10 li do solo a Messi o comunque ai campioni consacrati, neanche a Messi. Io i 10 li do a gente come Van Basten, Maradona, Pelé, per farci un esempio, cioè fenomeni, mostri sacri, li do i 10. Quindi 7,5 è un grandissimo voto. Sono Sceva97, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate con chi vorreste come prossimo consiglio e ciao!